Ma buonasera, miei piccoli geni, e benvenuti all'unboxing di questo soggettone, il MacBook Pro versione base, versione per poveri, ovvero la versione 13 pollici senza la touch bar, senza touch ID, senza praticamente nulla, solo la base e solo 128 GB di memoria. Proprio per chi non ha soldi da spendere, no, in realtà sicuramente c'è una motivazione per cui ho preso questo modello qui. Adesso lo apriamo. Tanto sto facendo questo unboxing, ma non so se e quando lo pubblicherò. Spacchettamenti piacciono sempre tanto su YouTube. Mettiamo da parte la carta. E lo apriamo come si aprirebbe un iPhone, un iPad e compagnia bella. Mettiamo sempre da parte un pezzo di scatola. Qui vediamo qual è l'inquadratura più giusta. Eccolo qua. E adesso lo solleviamo. Anche questa è una bella parte. Facciamo vedere come tutti i veri unboxari, così cosa c'è all'interno della confezione. Ci mancherebbe che mancasse. Eccolo qua. Ovviamente la presa è cambiata. Io preferivo il MagSafe, sinceramente. Qua le istruzioni all'interno ci saranno dentro anche le famose meline adesive. Ecco qui, l'adattatore. Siamo tutti contenti, quello che c'era dentro lo abbiamo visto, quindi anche qua mettiamo da parte. Sentite degli strani rumori, sappiate che è la mia seggiolina. E questo è fondamentalmente il Mac. Ma non è un vero unboxing se non si toglie via anche questa plastichina qua, perché adesso c'è tutto un modo di aprirlo ben differente rispetto ai modelli più antichi. Via anche qua la plastica. Ho scelto questo modello qua scuro. Ovviamente la mela non si illumina più e secondo me è una gran cosa, perché penso che sulla batteria abbia fatto un po' di danni, secondo me. Da questa parte qua si apre. Ecco qua. Come tutti gli unboxing che si vedono, parte subito l'accensione, come potete vedere. Bello questo trackpad gigantesco. Vediamo un po'. Ci mette un pochino. Tra l'altro la touch bar non mi ha molto ispirato, perché secondo me qualche problemino potrebbe darla. Cioè, nei vecchi Mac passati qualche problema l'ha dato, e qualcuno ai tempi, forse nel 2016, mi aveva suggerito di non comprare un Mac con la touch bar. Penso che si chiami touch bar, vero? Touch ID, touch bar, bah, penso che è tutto touch comunque. Però non ero molto ispirata, ecco, poi secondo me il prezzo è anche esageratino. Poi dipende sempre uno cosa ci deve fare con un computer. Per me 128 giga sono tanti, perché nel mio vecchio Mac 2011 ho 300 e passa giga e ne ho occupati 80, ecco. Va bene, qui praticamente parte la configurazione, e adesso direi che non sono più affari vostri. Sta anche parlando, e niente, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, e alla prossima.